Quando il sole sale su, alto in cima al cielo blu, l'orologio fa cucù e nessuno dorme più. E la bimba corre e va, in campagna o in città, e di certo scoprirà qualche nuova novità. Che freddo! Mettiti la vestaglia! L'acqua è ghiacciata! Cosa succede? Non hai voglia di scaldare oggi? Non posso! È finita la legna! Uffi! Proprio oggi che l'amico Gianni viene a trovarmi! Eccomi qua! Ciao! Sono arrivato troppo presto? No, ma la casa è gelata! È finita la legna! Il bosco è pieno di legna secca! Ma c'è la neve! Come la portiamo a casa? Ci pensa Aki! Vieni a vedere! Aki, ti presento la Pimpa! Molto piacere! Lei è mia amica e lui è un bravo cane da slitta. Mi ha portato lui qui da te. Andiamo nel bosco. C'è un problema. Sei stanco? No, è la slitta. Si è rotta. Ci vorrebbe un... Falegname! Telefono al mio amico Castoro. Puoi venire subito? Grazie, Beppe. Ecco fatto. È più robusta di prima. Grazie. Saltate su, ragazzi. Laggiù! Vedo rami secchi. Così va bene, direi. Ancora un po'. Adesso basta, ragazzi. Torniamo a casa, Aki. È troppo pesante. Scendiamo. Non ce la faccio. Idea! L'unione fa... la forza! Pronti? Via! L'unione fa la forza! La cioccolata è calda, ragazzi! Per Gianni, per Aki e per me. E io? Ecco qua. Che giornata, ragazzi. Sì. Davvero. Di chi è la slitta che è lì fuori? Stanno dormendo. Chi sono? Gianni e Aki. Ho raccolto la legna con loro. Domani te li presento. Bene, così potrò ringraziarli per questo bel calduccio. E la bimba corre va, in campagna o in città. Viaggerai. Viaggerai, il grande mondo tondo girerai, e con lei tornerai a raccontare quello che vedrai. Poi la luna torna su e la pimpa fa.